Fallo piano piano, senza fretta. Se annega qualcuno, sono tutti esercizi che permettono di prendere confidenza con l'ostacolo. E so, basta, va bene così. Vieni. E fanno percepire il fatto che l'ostacolo non è poi così difficile da superare. Cioè, per superare un ostacolo non bisogna mettere troppa energia, troppa forza, capite? Basta un piccolo impulso e si supera l'ostacolo. Adesso avete un'idea di quella che è la tecnica degli ostacoli, di superamento. Su questi 4 ostacoli qui, che cosa bisogna fare? Bisogna corricchiare un pochino a ginocchia alte, rimbalzando sui piedi e superare l'ostacolo, andando piano, non altri passi. No, più vicini qua. Corricchiare proprio così, ta 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 ta, superare, ta ta ta, superare, vedete? No, però superare proprio, non con doppio rimbalzo. Passaggio. Esatto, vedete? Perfetto. Quindi dovete andare a bassissima velocità. Tenere le ginocchia sempre avanti, rimbalzare sui piedi e superarlo. Forza, dai! Bravo, perfetto! Ok, vedete quanto è facile? Non devi prendere velocità, piano, eh! Perfetto! Tutto bene! Forza! Meno energia, meno Enzo. Energia! Più leggero! Dovete andare facili facili, dai! Abbiamo queste sono le prime esperienze, vedete, va benissimo! Forza, provate che non mi dite di te! Troppo in alto! Oh, bravo! Dai, forza! Provate! Meno energia, più facile, esatto! Troppo salto, meno salto! Bravissimo, vedete? Bravissimo! Vale, si blocca un po', però ci c'è! Ammazza, questa è una prima. Grande Antonio! Quando si impegna è brava. Anche la mancia.